Avrò avuto 7 anni, ero nel retro del negozio, senz'altro più viva perché guardavo la televisione, altrimenti sarei stata con i clienti. Davano film molto vecchio, bianco e nero, con Marlon Brando. Penso che mi ha cambiato la vita. Mi scioccò una cosa che ancora adesso me la ricordo. Era Giulio Cesare. Marlon Brando fece il discorso ai romani, come Marco Antonio. Un momento prima, Bruto li aveva sconvolti, la massa era con lui, aveva ucciso il tiranno Cesare, li aveva liberati e tutti lo osannavano. Già a me questa cosa non piaceva, morto, però seguivo. Arriva Marco Antonio, Marlon Brando, e nel giro di pochi minuti, pochissimi minuti, meno di una sequenza, la massa che prima si sentiva liberata, che osannava Bruto, è disposta a linciarlo. Pochi minuti, non una persona, non un gruppetto, una massa di persone cambia idea. Nel giro di poco non me la potevo prendere, mi scioccò terribilmente, tanto che me lo ricordo ancora, perché com'è possibile che non avessero idee chiare prima? Com'è possibile che fossero così infervorati? Non era una cosa particolare su cui non faceva differenza. Tutti insieme. Perché prima pensavo in un modo e poi in un altro? Com'è possibile che tante persone possano sentire una cosa e poi totalmente il diverso nel giro di pochi minuti? Con le parole. Com'è la dinamica del gruppo? Come funzioniamo? Le dinamiche di comunicazione, psicologiche, la nostra mente? Che cos'è che la fa attivare in un certo modo? Queste sono le domande che ho continuato a pormi nel tempo, le domande che servono a chi ha a che fare con le persone, con il pubblico. Possono essere centinaia, possono essere dietro uno schermo, possono essere anche in una riunione di poche persone, che abbiamo bisogno di animare, che condividano con noi i nostri pensieri, le nostre ambizioni, le nostre passioni. Come si fa? C'è un modo? Sì. C'è una struttura per questa magia, c'è una serie di sequenze, parole, cose da fare, cose da evitare, come posso fare quando addirittura la folla è infervorata contro di me. Come si fa a trasformare un'energia che in questo momento sento ostile in qualcosa che mi porterà in trionfo? Questo è quello che io chiamo l'effetto Marco Antonio.